iscriviti al canale. Allora, la mia comunicazione con TikTok è stata questa. C'ho l'account bannato, ho aperto due vie, ok, per farmi sbannare. Una tramite Evox, c'è cioè uno che si occupa di TikTok, ho chiesto a lui e ha detto che si sta informando. Una io ho fatto combatti con coraggio. Ho fatto ricorso, diciamo. Mi hanno risposto dicendomi ci fa piacere che abbiamo che hai a cuore il tuo account, ma rimani bannato. Senza dirmi il motivo. Perché hai violato le norme della community. E non mi dice in quale video da nessuna parte, non mi dice niente. Sì, però tu pensi che tu sia stato bannato per errore, fai questa procedura. Vai sul tuo account e fai il reclamo. Peccato che il mio account è bloccato, quindi non posso fare il reclamo. Non posso. E quindi io gli ho scritto, gli ho risposto, gli ho detto: ma io sta procedura non posso farla perché avendo io l'account bloccato non posso farla. E lui mi ha risposto, TikTok mi ha risposto: siamo contenti che hai a cuore il tuo account TikTok, ma dopo ulteriori indagini il tuo account rimane bannato. Senza dirmi niente di nuovo. Perché? Non mi ha detto perché, non mi ha detto e quindi io gli ho scritto: ma cosa ho fatto? Gli ho risposto di nuovo, gli ho detto: ma ditemi che cosa ho, cosa non potevo fare. Io credo in te. Niente. Posso creare un nuovo, ma e poi fai le stesse cose. Ho ripostato i video, gli shorts di YouTube su anche per me sono tutte le risposte automatiche. Ripostavo gli shorts che metto su YouTube anche su TikTok, come fanno tutti ovviamente. E poi ho postato il giorno che mi hanno bannato, ho postato un videino io con Giulia. Però no, basta. Il mio lavoro qui è terminato. Il video con Giulia è il giorno prima, vabbè. Più o meno. Comunque, questa è la cronistoria di ciò che è accaduto con TikTok. Non lo sappiamo che cazzo è accaduto con TikTok. Non ho detto niente nei video caricati, ma vi pare? Controllo sempre tutto, sono anche su YouTube, cioè li ho postati anche su YouTube e su Insta, capito? È quella la questione che mi è strana. Non so se fai due volte finiture. Che perché diciamo che ah, diciamo che lui è un buon pezzo da prendere per lui. E anche Wilding è un buon pezzo. Poi cocane, te pareva che non sbagliavo. Non sarà il servitore più potente sul campo, ma percepisco il suo coraggio. Cioè, esatto, cioè nel senso, su YouTube, su YouTube e Insta sono passato, mi bannano da TikTok, che c'è so... Cioè, che c'è peggio me. Ma non ho mostrato niente di che, ragazzi. È una reaction di mie morti sulla Kaizo. Ma nome mio. Ah, ok. Ma l'importante è che siano in buone mani. Ma
Ma no, ma stavo scherzando del guadagno. Ma vi pare, avevo fatto tre video e facevano due visualizzazioni. È che mi ci ero messo l'impegno per fare lavorare su TikTok e ora mi bannano, mi fa ingazzare. Ha livellato. Quando ha livellato? Perso. Deve essere saccheggiatore. Cazzo, ha azzeccato. Che play. Ragazzi, questo posto aveva bisogno di un esterno. Vogliamo il bottino. Il mio lavoro qui è terminato. Buona fortuna. Insomma, è incredibile questa situazione. Hai usato un meme che TikTok è tutto bannabile. Ma poi, nel senso, se fosse stato un video in particolare, mi avrebbero segnalato quel video, capito? E questa è la questione, no? Questo è un permaban totale, diretto, e non è che perché c'è Giuri? Secondo me sì, però, nel senso, anche secondo me è perché c'è Giuri. La mia draghiera è tua. La cosa più difficile su BG per me è capire quando livellare a 4. È che poi con le quest è diventato molto più interessante quando livellare a 4 e quando no. Cosa? Ah, siamo due anche l'altra, dai. Devi essere forte anche di fronte alla sconfitta. Non credo di prendere lei, vero? No. Peole? Non è malissimo le parole. Nella botte piccola c'è la magia buona. Ci sono delle nuove reclute promettenti. Non lasciartele sfuggire. Mi sento brilla. La mia draghiera è tua. E voilà. Cosa volete di più della vita? Ciao Mac, buongiorno! Non arrenderti! Con il potere dell'amore è impossibile. Ciao patata! No. Le cose le ho baffate, ma ho perso il fight. Pensi che con Neo fa la spallata di Reinhardt bisognerà giocarlo più sulla difensiva o potrei ingaggiare come sempre? Potrei ingaggiare come sempre. È pericoloso là fuori, ma so che puoi cavartela. Come dobbiamo livellare?
con la 2.5 ci faccio niente. Questo mi ha buffato il primo drago. Che è sta sto scambio? Buona fortuna. Se avete drago che rimanisce. Io credo in te. No! Deve cominciare a vincere un fight, vero? Sono d'accordo. No, no. Beh, non abbatterti. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono delle nuove reclute promettenti, non lasciartele sfuggire. Una corona degna di me! Mi sento brilla! Sostenerla lei. Mi andrebbe tenuta. Terminato. Buona fortuna. Ma stavo pensando, no? Ma i demoni? Ma che cazzo mi servono? Dai! Pacca, l'avevo così scammato. Ho trovato i servitori migliori per combattere al tuo fianco. Ti darà una tripla. Hai accudito quel servitore e ora tutto il tuo amico sarà pagato. Voglio prima vedere questo. Tengo perché sono buone stanze. Buona fortuna là fuori. Io credo in te. Ah!
Ok. Quella battaglia è andata alla grande. Sicuramente c'è da livellare. Lui, insomma, incredibile, un terzo servitore per la tua tripla. Bene, bene, bene. Si potrebbe volere sia Imp Mama sia Mantid Queen. Tanta quella fai lì. Devo dare taunt al demone. La build di un'esplicità comunque che proprio va oltre, Stiamo creando, ecco. Bravo, bravo, questi sono stats, questi sono stats. Sono stats, sono stats. La questione problematica, secondo me, è che è se trovo tre cosa. Cioè, io tre cosa la voglio tripla? Probabilmente no, se non ne trovo una quarta. Questa non la voglio neanche se ne trovo una quarta. Cose sorprendenti là fuori. Non sono più testanze. Ho mangiato troppo picco. Non mi serve taunt, barone. Nella botte piccola c'è la magia buona. Più piccolo. Ti meriti di meglio. Ecco, prendi una moneta. Boh. Il pistrello. Vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione? Un po' di vita gli è arrivato.
Top 2 improvvisamente, dal nulla, from nowhere, incredibile. Cose sorprendenti là fuori. Un po' mi ha polpo dorato. C'è un limite a tutto. Ma il pezzo che dà taunt, dov'è? Ci sono delle nuove reclute promettenti, non lasciartele sfuggire. Lui aveva Nadina e basta, aiuto. Lo doppia imp mamma. Fa schifo. Niente, non trovo niente. Ci sono delle nuove reclute promettenti. Non lasciate. Tolgo lui o tolgo il peoto Diago? Tolgo lui. Belli. Belli che ossi qua, è da belli cicci come li volevo io. Ma poi anche piccoli i pezzi, no? Sei inarrestabile! Vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione? 100%! Vai. Hai fatto cose sorprendenti là fuori. C'è Cobaione, vero? Ma se ti dicessi che se fai consiglio hai 10 sub in regalo? No! No! Ho detto no! Sotterriamo le ossa, perse nei ricordi. Pratica rendita. No, alle volte la gloria ha più valore delle sub. La tua vittoria era scritta nel destino. Ho detto no. 100% win. Ah, vincere con questa build è sempre emozionante. Devo dire la verità, guarda, da fa un discreto piacere. Non è stata build super clean, no, con Macao, tanto manca le bestie, Macao, Barone, tale cose da 6.000, da 100.000 di difesa, però solidissimo. Mech ne gifta uno, guarda che animazione. Non è neanche buggata questa animazione, guardate, pazzesca questa animazione, oh.